Guardi, molto brevemente le dirò che preparando il personaggio mi sono reso conto, sa, c'è una domanda, ma spesso viene fatta, cosa c'è di te in questo personaggio? E spesso uno non sa cosa rispondere. Preparando questo personaggio mi sono reso conto che avevo molti più punti in comune di quanto non potessi immaginare. Che sembra strano, ma è la verità, cioè, per esempio, ci sono delle cose che io dicevo, ah, sono perfezionista, eccetera, no, rasentavo l'essere ossessivo compulsivo su certe cose. E quando certe cose non venivano fatte secondo certi miei parametri, mi nervosivo molto. Diego sfascia tutto quando succede questa cosa, però posso capire quella cosa. Io credo che proprio la bellezza di questi personaggi sia che questa diversità in realtà è molto più, cioè molto più familiare di quanto noi non pensiamo. Ci rassicura pensare che sia altro da noi, ma in realtà ci riecheggia dentro in modo molto deciso proprio perché ognuno di noi ha, cioè non è che c'è un limite preciso e proprio marmoreo di queste cose. Ci sono periodi della vita nei quali uno sta meglio, uno sta peggio, nei quali uno sfiora o già mette un piede nella depressione. Ci sono momenti in cui non tutto va come desideriamo e sono momenti spiazzanti, sorprendenti alle volte proprio difficili da gestire. Cioè, quindi tutti noi conosciamo le nostre fragilità, poi che non vogliamo ascoltarle, che le nascondiamo perché viviamo in una società, eccetera, questo è un altro discorso. Ma a maggior ragione per questo, secondo me, questi personaggi ci riecheggiano molto dentro, insomma. Cioè, pensare di dover gestire un rapporto con una figlia in queste condizioni di fragilità, a me, per esempio, emozionava tantissimo. Anche quello che mi fa riflettere in questo momento sulla follia e il disagio mentale, no? Un tempo nella società il matto era, diciamo, per strada, c'era il matto del paese, c'era una cultura che... c'è stato un tempo e una cultura in cui poteva anche essere il saggio, in cui poteva dare qualcosa anche alla società, in cui ci poteva essere nell'artista il genio e sregolatezza e quindi anche una sana follia. E oggi con i social è un po' più, diciamo, difficile vedere la realtà spesso per quella che è, perché è spesso filtrata, perché dobbiamo sempre mostrare e dare il meglio di noi, la pelle perfetta, la luce perfetta, la situazione perfetta. Ecco, le imperfezioni invece di questi personaggi, le fragilità di questi personaggi, poter donare un realismo di questi disturbi mentali è una cosa che regala il film, regala una finestra su un argomento che a volte è tabù. E poi noi come attori, speriamo anche il pubblico, ci ha regalato questa appunto consapevolezza che l'altro da noi, quello che più ci fa paura, che più allontaniamo perché è diverso, perché la sofferenza fa paura, e queste sono cose che racconta il film, che si dicono nel film, in realtà ci appartiene più di quanto pensiamo, perché fa parte della nostra umanità.